Miak è lo specialista più eminente degli ecosistemi malgasci. Lavora ai grandi progetti di tutela del patrimonio dell'isola con la partecipazione dell'UNESCO. Il suo arrivo nella riserva per osservare lo sviluppo del gruppo di Indri è una manna per i custodi. Roland conosce perfettamente le abitudini dei lemuri più grandi del Madagascar. Qui c'è il posto migliore per l'Indri. L'Indri è un animale scontroso e ci vuole molta pazienza per riuscire a incontrare una famiglia. Di solito si sposta a 20-30 metri da terra e non è facile vederlo sui rami più alti. Anche se è una creatura diurna, si sveglia tardi e si mette in movimento solo quando il sole ha riscaldato la volta. Eccolo che salta. L'Indri è un vero acrobata ed è in grado di fare salti di una decina di metri. La sua strana andatura quasi umana ispira il rispetto dei malgasci che lo considerano un animale tabù. Probabilmente quello è il maschio. È una famiglia. Si vede il piccolo al centro. La femmina sempre sul davanti e il maschio segue il gruppo. Le proscimmie sono i primati più antichi, gli antenati delle scimmie e dell'uomo. Nella furibonda competizione che ebbe luogo diversi milioni di anni fa, le scimmie eliminarono i lemuri dall'Africa. Sopravvissero solo quelli che si erano rifugiati in Madagascar, l'isola mai colonizzata dalle scimmie. L'Indri è il lemure più evoluto. Se non venisse disturbato, potrebbe aumentare di dimensioni e di peso. Potrebbe scendere dagli alberi e adottare la stazione eretta come hanno fatto i primati superiori. Il Parco Nazionale di Andasi Bay ospita una decina di specie di lemuri. Ognuna occupa uno spazio diverso e non è in diretta concorrenza con le altre. I regimi alimentari e i ritmi di attività sono complementari. Spesso si spostano in strati diversi della vegetazione e se esiste una competizione si manifesta tra gruppi familiari vicini e appartenenti alla stessa specie. L'isola, che viene chiamata l'isola dei lemuri, sono diventati un'attrazione per i turisti. Un'attrazione che dà lavoro a molta gente del posto, come Sophie, che fa la guida. Mentre ci avventuriamo alla scoperta dell'isola, sembra che un vero e proprio comitato di accoglienza stia avvertendo gli animali del nostro arrivo. Sembrano dei peluche questi lemuri, tanto sono simpatici. Molti di questi animali sono stati portati nell'isola dei lemuri dalla gente del posto. Qualcuno viveva in casa, altri intorno ai villaggi. Tutti, comunque, erano mantenuti dall'uomo. Oggi, invece, si sono scambiate le parti. Sono loro, infatti, a garantire il pane quotidiano agli uomini. Ad esempio, alle molte famiglie che sopravvivono grazie a quanti lavorano in quest'isola, proprio come la nostra guida, Sophie. Molti turisti, infatti, vengono qui per vedere i lemuri, specie endemica del Madagascar che non si trova in nessun'altra parte del mondo. Grazie a questa attività, diversi malgasci hanno capito l'importanza della protezione degli animali e quindi anche dell'ambiente che li circonda. Questi lemuri amano giocare con le persone e anche con i turisti. Ma la storia di questi animali in Madagascar ha un forte legame con la tradizione locale. Qui siamo alle porte della foresta di Andasi Bay. Qui vive una popolazione, i Bechim Sharaga, che è sempre convissuta con i lemuri. E c'è una storia, o meglio una leggenda, che è all'origine del loro rapporto con questi animali. I Bechim Sharaga vivono ancora in modo tradizionale. Per raggiungere il villaggio
devo attraversare una immensa zona verde, ai confini di un parco naturale. Le chef de village là, no? Merci. Bonjour. Bonjour. Dimashi è il capo villaggio di Mahamsara, uno dei primi villaggi nati in questa zona. Dimashi, che cosa vi lega così tanto ai lemuri? Dimashi non si fa pregare e mi racconta la storia del Baba Kutu. Tanto tempo fa un bambino si è arrampicato su un albero in foresta, ma una volta raggiunta la cima non riusciva più a scendere. Allora un lemure Indri Indri è salito sull'albero e lo ha salvato. Quel bambino si chiamava Kutu e il lemure, in segno di rispetto, è stato chiamato Baba, che vuol dire papà. Ora, tutti i lemuri Indri Indri sono diventati Baba Kutu, padre dei bambini, e nessuno li ha mai più cacciati. Ma a causa della deforestazione, anche loro rischiano di scomparire. Per vedere il Baba Kutu bisogna spingersi in foresta. Questa è la foresta primaria del Madagascar. Qui ce ne sono molti di animali, ma il lemure Indri Indri non è facile da vedere. Lì, nascosto fra le foglie, c'è un lemure del bambù, ma questo non è considerato sacro. Questo piccolo animale ci osserva, curioso, per poi andarsene, mentre noi riprendiamo il cammino alla ricerca del Baba Kutu. Ma in foresta è facile fare incontri inattesi. Questo è il tandrek, una specie endemica che si trova solo qui in Madagascar. Questo è un animale notturno. Non vorremmo che si addormentasse qui nel sentiero. Mentre porto questo minuscolo animale in una zona più sicura, un richiamo inconfondibile si diffonde nella foresta. È questo l'Indri Indri, il lemure sacro del Madagascar. È lui il Baba Kutu, il papà dei bambini. È stupendo vederlo libero nella sua foresta. Il lemure Indri Indri, a differenza di molte altre specie di lemuri, non sopravvive in cattività, ma solo in natura. Non abbandona mai il suo territorio. E come vuole la leggenda, se qualcuno si avventura sui suoi alberi, è sempre pronto ad aiutarlo.